Una delle armi preferite del demonio è la rassegnazione, che ci paralizza e ci impedisce non solo di camminare ma anche di fare la strada. Non soltanto ci spaventa ma ci chiude nelle nostre sacrestie e apparenti sicurezze. Non solo ci impedisce di progettare ma ci impedisce di rischiare e trasformare le cose. Giunto a Morelia, Papa Francesco ha da subito celebrato la messa nello stadio venustiano Carranza insieme con i sacerdoti, le religiose e i religiosi consacrati e i seminaristi che lo hanno accolto con canti gioiosi. La raccomandazione del successore di Pietro è stata anzitutto la preghiera, che permette di rivolgerci al Signore come Padre, che nutre la testimonianza e non fa cadere nella tentazione della perdita della memoria. Non siamo né vogliamo essere dei funzionari del divino, ha detto, non siamo né desideriamo mai essere impiegati di Dio, perché siamo invitati a partecipare alla sua vita, siamo invitati a introdurci nel suo cuore, un cuore che prega e vive dicendo Padre nostro. Nel corso della celebrazione il pontefice ha anche ricordato la figura del primo vescovo di Michoacán, Vasco Vázquez de Quiroga, un evangelizzatore conosciuto anche come Tata Vasco, come lo spagnolo che si fece indio.